Allora, è ovviamente un momento delicato per quanto riguarda le curve di Milano, sappiamo quello che sta succedendo, c'è un'indagine approfondita, è stato ascoltato prima Simone Inzaghi, poi è stato ascoltato Javier Zanetti, Ma te lo notizia dico. di oggi, alcuni ultras del Milan che all'inizio hanno, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, starebbero pensando invece di voler rispondere alle domande dei pubblici ministeri, situazione ampia, situazione molto caotica, molto pesante anche perché comunque ci sono in mezzo degli omicidi, non nulla a che fare o pochissimo a che fare con la giustizia sportiva, cioè indirettamente potrebbero essere toccate a livello di multe Milan e Inter, ma è nulla rispetto chiaramente a quello che addirittura la direzione investigativa antimafia sta scoprendo in queste ore. La famosa telefonata di Ferdico con Inzaghi, in cui fondamentalmente gli chiede di intercedere per avere più biglietti per la finale di Istanbul, è stata in qualche modo commentata anche dal CT della Nazionale Spalletti. Possiamo andare a leggere insieme le sue parole? Spalletti non è andato molto per il sottile con Inzaghi, dicendo: a me non è mai capitato che qualcuno mi chiamasse, l'ho vista come una cosa nuova, anche perché se uno ti chiama e non lo conosci fai fatica a scambiarci due parole, io rispondo a tutti, anche i numeri che non conosco, però poi so anche riattaccare. L'Inter pare non abbia preso benissimo questa boutade del CT Spalletti, però poi oggi è venuta fuori una cosa particolare, cioè questo non prendere in considerazione, riuscire in qualche modo a tenere le distanze con gli ultras. È vero? Non è vero? Allora, dagli archivi è spuntato fuori un video datato, se non sbaglio, 2021. Vi ricorderete che Spalletti a Napoli fu protagonista di una situazione abbastanza particolare perché gli venne rubata una macchina, una Panda, quindi non uno di quei bolidi, poi lui era particolarmente affezionato a questa Panda. Qualche giorno dopo, nel ritiro del Napoli, riconoscerete tra un attimo in questo video che vi sto per mostrare la location, è la sala stampa di Castel Volturno, si presentano dei tifosi. Guardate anche come sono vestiti questi tifosi e in che modo hanno a che fare con Luciano Spalletti, sempre famoso, a proposito della famosa panda rubata. Mai dire mai. Dobbiamo fare pure strappa la carta. Stiamo piano. Fai fare al signor gente per sta conferenza. Alla prossima squadra. La decisione, per favore, adesso lei ci devi dare la benedizione. Ok. Mariolo Liberi. Ma non si chiama onestà intellettuale. E questo qui te lo tieni nel tuo ufficio quando. Questo è un piccolo pensiero in napoletano che ti abbiamo fatto. Bella roba! Teatrale. Da teatro proprio. Ragazzi, ok. Piano piano una volta salutato. Ok, chiudi. Vabbè, proprio il pulito vuoi passare, tranquillo. Ora, viene da dire chi è senza peccato scagli la Io, prima cioè, pietra. il video non me lo ricordavo onestamente, Neanche io. però mi viene da dire questo che abbraccia degli ultras incappucciati a Cappucciato. volto coperto all'interno della struttura di proprietà della È società più è quello grave. che poi fa il fenomeno con Inzaghi dicendo: io so anche riattaccare il telefono. Complimenti. È gravissima. Però Situazione io gravissima questa cosa. credo. Ah, Grave, grave. No, volevo sentire anche Marcello che in collegamento avrà visto anche tu questa Ma immagine. sì, vabbè, sembrava più che altro, mi sembrava uno scherzo, però poi alla fine vedo gli incappucciati e allora, sì, non è edificante tutto quello che abbiamo visto, però
Cioè, qua stiamo parlando di un'auto rubata, gliel'hanno fatta ritrovare, cioè, c'è tutta una storiella intorno a tutta questa rappresentazione, ripeto, poco edificante. Ma lì ci sono telefonate con gente, con malavitosi, Sì, ma Marcello, a cui scusami, non tu, mi a cui sembra. tu, a cui tu, a cui tu, Non mi. giustamente, io sono Marcello, d'accordo, su scusami, questo sono d'accordo perché con Salvetti, gente, non la c'entra gente niente, impucciata. resta. Marcello, scusa, gente incappucciata che Esatto. ti fa ritrovare una macchina a Napoli non è malavitosa. T'ho Ma è capito, però scherzo, è lui uno aveva scherzo, denunciato capito? il furto, no? Mi ricordo che lui aveva denunciato il furto, aveva detto almeno ridatemi i CD di Pino Daniele, se Certo. non ricordo male era quell'episodio lì, no? Poi praticamente gli hanno fatto capire che gliel'avrebbero restituita, eccetera, cioè, tutta Certo, ma la tutto bene, delinquenza ma di Marcello, Napoli, io non ma è un critico. episodio, per carità, come dite giustamente voi, con questi incappucciati, poco edificante, di sicuro. Infatti, io Lì non c'è peggio, critico. lì c'è No, 100 volte Marcello, come peggio fai a dire quello che. che Ma non è avviene. vero, Io, a me Marcello, pare di dai. no, io personalmente per il mio lavoro ho avuto e come rapporti con gli ultras. Ne ho fatti di incontri alla sera nei luoghi di ritrovo degli ultras a Milano, a Torino e a Bergamo con l'Atalanta. Quindi faceva parte del mio lavoro. È chiaro che dovevo andare a incontrarli, è chiaro che ricevevo delle richieste e poi bisognava fare attenzione a che cosa si poteva condividere e su che cosa E invece perché bisogna. dovevi Perché andare a incontrarli? E perché dovevi? Perché dovevi? dirigendo la gestione della sicurezza allo stadio non si può far finta di vivere su Marte e sul Pero e non avere a che fare con gli ultras di Juventus, Inter, Milan, Non lo Atalanta, sapevo. Udinese, degli stadi in cui ho avuto questo ruolo. Quindi non mi scandalizza il fatto che un allenatore, Spalletti a Napoli o Inzaghi all'Inter, abbia gli ultras che arrivano al centro sportivo o gli ultras che gli telefonano. Quello che trovo, e ripeto, è poi la magistratura a dover verificare che ci siano degli illeciti, perché francamente che uno dei capi ultra telefoni all'allenatore e sappiamo bene i giri per cui riesce ad avere il numero, chiedendogli se gli fa avere più biglietti per la finale. E L'articolo l'allenatore. 25 della Federazione Gioco Calcio parla chiaro in questo No, caso. aspetta, e Cosa devi l'allenatore gli fare o cosa dice, non devi fare? vabbè, vedrò cosa posso fare, e poi non fa niente. L'articolo 25 del Codice di Se, Giustizia Sportiva dice chiaramente come ti ok, dovresti e comportare. l'articolo 4 Poi non del lo codice fai. penale dice una cosa opposta, perché dice ad esempio che le società devono Ah, avere lo che devi SLO, avere rapporti. cioè Il codice lo penale dice che Stadium si deve Liaison avere Officer, rapporti. quindi devono gestire Però questi io, rapporti con come gli fai ultras. proprio a Allora, dire scusami, che non ha per fatto, finire, come per fai a finire, dire non ha fatto sto niente? dicendo, sarà la magistratura a accertare se una volta ricevuta questa telefonata Inzaghi ha detto sì, vedo cosa posso fare e Gliel'hanno poi non ha fatto dati, gliel'hanno niente, dati oppure aspetta, ma se dilla tutta ha però. fatto qualche cosa di Gliel'hanno concreto. dati Quello che sto 300 più di dicendo, quanto richiesto, quello che peraltro. sto dicendo per chiudere il mio ragionamento è, trovo abbastanza patetico, lasciatemi usare questo aggettivo, da parte di Spalletti ergersi a censore di quello che avrebbe fatto Inzaghi, quando nel passato 3 anni fa, non 30, di Spalletti c'è il video con i delinquenti incappucciati che gli riportano Lo la sappiamo se macchina. sono delinquenti, per Esatto. carità. Sono dei No, personaggi che si certo. presentano Allora, insomma, incappucciati a volto coperto per non sono farsi tifosi incappucciati. riconoscere. Sono tifosi Diciamo che io incappucciati credo che però i il delinquenti sospetto che non sia ci gente che non vuole permettiamo. farsi riconoscere per motivi perché è ricercata, Però esiste. facciamo, Solo, io vorrei fare un vorrei solo inciso. collegarmi un istante, ti lascio subito. Fabio, come fai a dire Inzaghi non ha fatto Ma niente io non lo dico, lo se dirà la no, magistratura. l'hai appena detto tu, guarda adesso. Ho detto, sarà la magistratura ad Bene, accertare allora se è è un'altra cosa diversa. intervenuto o ha fatto o non è Io intervenuto. avevo Fine. sentito non ha Ma fatto noi niente. infatti Ma stiamo parlando, parlando, e dobbiamo siccome di mettere in galera biglietti Inzaghi. Noi gliene hanno stiamo dati dicendo della giustizia 500. sportiva quello che dovrebbe fare. Sì, Marcello, squalificare Inzaghi scusa, sei mesi dopo. Ma 500 in realtà, biglietti in più scusami. quando l'Ultras Aspetta. nella registrazione dice, Sì. ma non per In bagarinaggio, realtà, quei però, dilla biglietti tutta sono però. stati Sì. venduti a 800 Ezio, euro Ezio, cada uno. il Devi dire motivo tutta. però, il motivo, state un po' uscendo dal seminato, non è tanto quello che dice o non dice Inzaghi, ormai sono cose che abbiamo No, letto no. e vivisezionato È sufficientemente. l'approccio Come di dice il nostro Spalletti. Certo, titolo, è Spalletti il soggetto va di questa bene. questione che fa la predica a Avrebbe dovuto Inzaghi lasciar e perdere, ragazzi, poi dai. Lui pochi ha anni un. prima ha
anche lui ha avuto rapporti con gli ultras, poi forse anche ripeto sono persone, io non so per quale motivo fossero incappucciati, non ho la più pallida idea, non mi interessa nemmeno, però dico lì c'è anche un tema societario, perché nel caso di Inzaghi si parla di una telefonata, che dico qui è... si parla di persone incappucciate che hanno avuto il permesso di entrare nella struttura della sala stampa della società. Allora, io ho sempre detto e questa cosa la dicevo anche in tempi non sospetti, quando ci sono stati i problemi delle curve Juventus, Torino, eccetera, che qui bisogna cercare di fare meno i tifosi e più gli uomini di calcio, perché adesso è chiaro che è diventato un colpiamo l'Inter perché va penalizzata, colpiamo Inzaghi perché va squalificato, eccetera. La radice la di Juve è stata penalizzata? No, non per queste cose qui dei tifosi. Anche? Non per, sì, no, non è questo. La stata di io volevo finire un'altra volta. Finivo il concetto di dicendo. D'Agnelli e 50.000 allora, euro. Io finivo il concetto nel senso che nel momento in cui tu, a parte che parlare dei colleghi o comunque prendere queste due distanze, vabbè, uno sceglie di non farlo, però tu hai addosso la divisa del CT della nazionale. Quindi secondo me certe persone, e soprattutto Spalletti, che reputo una persona molto intelligente, dovrebbe contare fino a 10 prima di dire anche una battuta, perché comunque tu sei allenatore della nazionale ed è scortese che poi le telefonate creino imbarazzo, c'è tutto un discorso dietro, finisco, non voglio tornare al passato, è la finale di Champions, c'è una richiesta di biglietti che dopo nel bailame la Digos autorizza anche c'è a dire una richiesta per bagarinaggio aspetta quello un altro sì la però la Digos poi autorizza ma a la Digos lo sai come lavora la Digos vabbè lo sai come cioè, lavora la allora quando c'è riunioni, quando c'è un processo quando c'è un processo generale lavorano tutti male. Dai, dategli sti biglietti così non creiamo ma casino. Allora, cioè quello ti consiglia la Digos. Io ti sto dicendo. Dai, diamoglieli che però così almeno bisogna non creiamo vivere casino, il momento. Non per la seconda volta vi riporto sul tema. Spalletti ha esagerato secondo me, perché se il CT della nazionale parli di un collega e parli comunque di una vicenda che non è ad oggi né sportiva né civile, ma è penale seguita da una Spalletti da un è stato magistrato. Inopportuno. Punto. Primo perché, come hai detto giustamente, è CT della Nazionale. Secondo, perché se vuoi fare battute o ergerti a censore, devi avere non devi avere scheletri negli armadi. Il video che è venuto fuori... Spalletti, cioè, certo, però riprendiamo. Diciamo io non sto che squalifica in maniera pesante la presa di posizione però di Spalletti. Io non voglio giustificare nessuno perché, ripeto, a me la telefonata di Inzaghi un po' di imbarazzo, cioè, non devi, però poi decidiamo. Quello che dico è che Spalletti dice io non ho mai risposto, eccetera, non ha vissuto una finale di Champions in cui c'è una situazione particolare, quando c'era lui all'Inter, che questa cosa... Sì, però, però non cadiamo dal pelo. Quando c'era Spalletti all'Inter, c'erano 45.000 allora, persone a San Siro, non ce n'erano 80.000 ogni domenica. Per fare una telefonata del genere, in cui tu chiedi, dici ce ne hanno dati, ce ne servono molti di più e poi tu te ne dai 1.500, significa che prima di quella telefonata ce ne sono state altre 10, 20, 30 per avere una famiglia. Però allora io ti posso dire, non è che stiamo parlando solo di quella partita lì. Tu ce l'hai il numero di Inzaghi, ce l'hai il numero di Inzaghi, ce l'hai il numero di Inzaghi, me lo dai? Io adesso provo a chiamarlo e chiedergli due biglietti per Inter Juve che si gioca fra 15 giorni. Spero gli chiedo due biglietti, vediamo se mi risponde. A, se mi risponde. Sì, stai comunque B, parlando di una se partita. Se invece non mi risponde ma mi attacca il telefono, allora, vediamo. Uscissero delle intercettazioni. Si comporta in così cui... con tutti i tifosi o solo con alcuni tifosi con i quali c'ha, non dico frequentazioni, questo è troppo. No, però stai parlando, Marcello, perdonami, stai parlando di una partita in cui l'Inter va in finale di Champions League. Non è che escono intercettazioni che tutte le domeniche Inzaghi parla con i tifosi e gli vendi i biglietti. Parli di una situazione che, ripeto, sta seguendo una magistratura penale, di una situazione in cui chiedono dei biglietti, lui dice parla con la società, e dopo una settimana Gagliani una volta la Digos alla finale dice di Istanbul rispose di no Gagliani ebbe le stesse richieste per la finale di Istanbul, se lo ricorderà Matteo, e rispose di no e poi ebbe dei problemi, dovette essere scortato. Ecco, però scusami, si può anche dire di discorso. No, scusate, adesso non voglio uscire tema, continuate a uscire in realtà cioè, io voglio finire dicendo, io provo a riportare su Spalletti e voi ritornate ma perché è collegato al fatto che quando succedono queste cose anche il minimo cavillo
è adesso bisogna pestare l'Inter, perché finalmente è semplicissimo, cioè stiamo parlando del commissario tecnico della nazionale che si espone in un momento in cui c'è in ballo la magistratura e qualsiasi altro tipo di situazioni su una cosa che ha vissuto lui stesso in precedenza, perché magari non come quella che sta vivendo Inzaghi, però insomma il rapporto Spalletti ha dimostrato di averlo in qualche modo con ai tempi gli ultras del Napoli. Quindi tu che sai di avere un pregresso, non ti esponi in un momento del genere su una cosa così, perché poi dai modo di alimentare polemiche. Infatti questa cosa fa? Alimenta delle polemiche che in un momento del genere non ci dovrebbero neanche essere, perché bisognerebbe aspettare le decisioni dei baffi che hanno reso chiesto, più saggio. Ma non gli hanno chiesto i biglietti. Io sono il primo a dire situazione imbarazzante qua, per il fatto che voi vi state cappuccio. Concentrando sulla cosa dei biglietti, ma il problema non è il biglietto, il rapporto con la curva, non e il Spalletti il rapporto il ce l'aveva, quindi inutile che adesso viene a fare la principessina o quello che casca dal pero, perché gli aveva anche lui i rapporti. Del biglietto sapeva perfettamente che poi, e la società stato... Napoli sapeva che gli ultras entravano incappucciati in sala stampa, è ugualmente grave. Cioè, qua stiamo parlando di una cosa gravissima, anzi secondo me è più grave quella di Spalletti, ragazzi. Che si parla solo di biglietti, Matteo. Quel biglietto si sapeva che sarebbe stato venduto a 10 volte tanto. Vabbè, ma Marci, scusate, lungi da me difendere l'Inter, perché a me di difendere l'Inter non interessa nulla. Però a me sembra quasi che si cerchi sempre l'appiglio per in un certo qual modo andare contro l'Inter. Analizziamo i fatti. Fammi finire un secondo, se no è impossibile. Ti sto dicendo, ci troviamo di fronte a due situazioni che sono identiche, cioè Spalletti che ha un rapporto diretto con degli ultras del Napoli incappucciati, quindi nemmeno riconoscibili, all'interno della sede del Napoli, che in presenza con Inzaghi che ha chiamato al telefono. Ma ragazzi, ma come si fa a dire che sono Inzaghi fa una roba più grave, ma Spalletti fa una follia, ragazzi, ma cioè a me sembra quasi Spalletti sempre un continuare a bastonare il calcio Napoli, il calcio Napoli che permette una cosa del, una roba del genere. Dai ragazzi, poi Spalletti fa la morte, ragazzi, due minuti lì alla regia. Scusami, prima di chiudere, comunque, se Marcello ha questo problema che voleva chiamare Inzaghi per avere due biglietti per Inter Juventus e teme me li dai tu, no, chiami me, te li do io i biglietti, però te li dai in mezzo alla curva nord. E li avviso anche prima. Ah, no, ma non c'è più, dice che adesso la smantella. Beh, però anche se non c'è la curva, ragazzi, fai un certo momento di parlare dell'argomento stadio di Milano, perché ovviamente anche approfittando della pausa per nazionale ci sono tutta una serie di eventi collaterali, tra cui il Festival dello Sport di Trento organizzato alla Gazzetta dello Sport. Oggi si parlava, si sono tenuti quelli che li hanno definito gli stati generali del calcio. Tra gli ospiti il presidente del Milan Paolo Scarone, il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Uno dei temi trattati riguarda proprio San Siro e ciò che dovrebbe succedere a Milano, con, come dice il nostro titolo, Scaroni che ha stroncato con parole anche abbastanza forti il futuro di San Siro, e Beppe Marotta gli è andato dietro di fatto sposando la tesi del suo collega. Possiamo andare a leggere insieme le parole di entrambi, partendo da Scaroni che dice: io 6 anni fa ho detto che lo stadio di San Siro andava rifatto perché è vecchio e obsoleto. Volevo abbatterlo e costruirne uno di fianco. Mi dicevano: ma tu sei pazzo, vuoi buttare giù la scala del calcio? E io rispondevo: ma quale scala del calcio? È un vecchio manufatto. È stato buttato giù Wembley, che era ancora più iconico di San Siro. L'ipotesi che stiamo esaminando con attenzione è quella originaria: costruire un nuovo stadio nella zona di San Siro, mantenere delle cose del vecchio stadio, ma dotare la città di uno nuovo. C'è anche l'ipotesi di costruire un nuovo stadio a San Donato, milanese, è una possibilità, abbiamo già investito 40 milioni di euro. Questo Scaroni. Subito dopo ha preso la parola Beppe Marotta, possiamo andare a leggere anche le parole del presidente dell'Inter, che di fatto sposa la tesi di Marotta, di Scaroni, perché dice: devo dire che l'analisi di Scaroni è stata perfetta, mi allineo in pieno. Nonostante un caso straordinario come quello dell'Atalanta, noi da decenni siamo fanalino di coda. Negli ultimi 20 anni sono stati fatti 3 stadi, Bergamo, Reggio Emilia e Torino, forse dimentica Udine. Poi stop.
Lo stadio va fatto rendere dal punto di vista degli incassi, non deve essere una cattedrale nel deserto, ma una casa vissuta ogni giorno della settimana. L'anno scorso noi abbiamo incassato 80 milioni di euro in questa situazione, immaginate con un impianto moderno. Questa è la presa di posizione abbastanza chiara delle due società di Milano, benvenuti nel 2019. Sì, ma io posso chiedere una cosa, ma non a Matteo che è milanista, ma in generale, ma uno investe 40 milioni per cosa? Cioè, se tu metti 40 milioni, hai di fatto già scelto San Donato. Sono d'accordo. Cioè, 40 milioni. Non è detto. Allora, innanzitutto, i 40 milioni di cui parla Scaroni sono un investimento su San Donato per i terreni, le licenze e il carotaggio, che è l'attività milioni. Tecnica che serve per la possibilità di costruire. Ma poi ci puoi costruire qualsiasi altra cosa. Beh, certo, però 40 milioni puoi fare, ma rivendi il terreno a un immobiliare e recuperi i tuoi 40. È un investimento questo. Quanto alle parole di Scaroni Marotta, beh, io a San Siro, come tu sai, ci ho vissuto perché sono stato il vice direttore commerciale della società di gestione di San Siro per 5 anni e non posso fare altro che sottolineare e sposare in pieno quello che hanno detto Scaroni e Marotta. Il tema su cui si sono buttati via degli anni è questo aspetto emotivo, San Siro è la scala del calcio. Scaroni ha fatto benissimo a ricordare che, con tutto il dovuto rispetto per San Siro, forse nel mondo Wembley è ancora un pochino più iconico di San Siro. Wembley è stato raso al suolo e ricostruito, si chiama ancora Wembley, ma è uno stadio completamente nuovo. Ma anche il Camp Nou lo stiamo vedendo, no? Lo stesso Bernabeu non ha nulla a che spartire con il Bernabeu di Utraghegna e Santillana, io il Maracanã. Un semplicissimo numero, visto che tuttora ho il piacere di essere docente al Politecnico di Milano su un master in progettazione e gestione delle infrastrutture sportive. Il tema numerico è questo. Il Tottenham, e sto dicendo il Tottenham, non il Manchester City o il Chelsea, il Tottenham, squadra importante ma non certo una squadra top nel mondo, ha realizzato il nuovo stadio, New White Hart Lane, sulle ceneri del vecchio storico White Hart Lane. Bello. E da questo stadio loro incassano ad ogni partita in sterline l'equivalente in euro tra gli 800.000 e il milione di euro dal cosiddetto food and beverage, cioè la vendita di cibo e bevande all'interno dello stadio. Perché? Perché lo stadio è costruito in maniera tale che non solo i VIP in sala VIP possono avere la tartina e il bicchierino di champagne, ma tutti i 50.000 spettatori hanno la possibilità di sedersi in zone riservate dello stadio, mangiare, senza essere spennati. Si può anche prendere l'hamburger, la birra, o le patatine fritte, la birra, ma hanno la possibilità tutti. Tant'è vero che se noi dividiamo l'incasso per il numero delle presenze, abbiamo una spesa media pro capite di 9 euro, che non è una follia. Ciascuno di noi, andando alla partita, può tranquillamente spendere 9 euro per prendersi le patatine, la birra, la Coca-Cola, quello che vuole. A San Siro, quando c'ero io, avevamo fatto queste analisi, l'incasso di 800.000 euro, l'Inter e il Milan lo fanno in una stagione, non in una partita. Sempre per il beveraggio. Sempre per il beveraggio. Quindi, prezzi tra l'altro folli. Se l'Inter o il Milan, perché ciascuna delle due incassa la stessa cifra, incassano questa cifra in una stagione e il Tottenham la incassa in una partita, significa che alla fine di una stagione il Tottenham ha 25 volte i soldi che hanno incassato Inter e Milan per pagare ingaggi, comprare i giocatori, eccetera, eccetera. Questo è il problema. E in questo, chiudo, San Siro non è ristrutturabile perché è stato progettato e costruito, le mura portanti di San Siro sono del 1926. Tra 2 anni festeggiamo un secolo. Nel 1926 c'erano ancora i tram a cavalli e i lampioni con l'illuminazione che veniva accesa col gas dal lampionaio. Quindi il concetto di fare uno stadio con uno spazio per l'entertainment e il food and beverage non esisteva proprio. A San Siro non ci sono e non c'è possibilità di farlo perché non c'è lo spazio nei muri portanti, le canne fumarie necessarie per le cucine. Ecco uno dei tanti motivi, non è solo questo, ma questo è un motivo spiegato chiaramente per cui Scaroni ha ragione e San Siro va preso e demolito.
No, no, ma io sono al netto del romanticismo che accompagna che cosa, c'era anche a Wembley, che è la cosa che a me blocca un attimo, perché nel mio piccolo io sono sicuramente il più novizio qua in mezzo, però insomma le volte che sono andato a San Siro l'effetto è sempre clamoroso, no? E quindi un po' mi dispiacerebbe se questo stadio venisse abbattuto. Cioè, secondo me l'ideale sarebbe comunque mantenerlo anche come monumento. Ma se vogliamo. È un costo inesistente. Ma ti fanno uno stadio migliore ancora. Nel momento in cui lo abbatti, poi devi rimediare ad un'altra serie di problematiche. Cioè, nel frattempo, Inter e Milan dove giocano. No, cioè, per il contrario, prima costruisci quello nuovo e poi abbatti il frattempo. Ma lo costruiresti di fianco o a San Donato? A Torino abbiamo fatto così. Allora, io posso dirvi. Il grande Torino. Nel senso, parlando informalmente con alcune persone, l'unica garanzia che c'è in questo momento, e la possiamo dare tranquillamente, l'abbiamo già data come notizia, è che Milan e Inter costruiranno lo stadio insieme. Okay. Quindi scordiamoci due vie stadi diverse. Quindi se è San Siro, sarà San Siro per tutte e due, se è San Donato, sarà San Donato per tutte e due. Mi viene da dire, escluderei Rozzano, ma semplicemente perché il percorso, l'iter burocratico su Rozzano è molto 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 più arretrato rispetto a San Donato, quindi mi viene da dire che se quindi la scelta non cadesse su San Siro sarebbe quasi fisiologico che anche l'Inter andasse verso San Donato, ma insieme al Milan, quindi i tifosi, anche i puristi, facciano pace con questa cosa. Milan e Inter giocheranno nello stesso impianto. Quindi questo vuol dire che nel momento che costruiscono dividono le spese una volta, ma il resto degli anni dividono poi anche quelle che sono le entrate. Però ognuno per sé, ogni partita per sé. Oggi c'è 800.000 euro a partita del Tottenham, sono 800.000 euro a partita per il Milan e per l'Inter, ma 800 più 800. Io che perché il mercoledì gioco io e la domenica giochi tu. Poi ti dico una cosa, io che non abito lontanissimo, ogni tanto parlo con dei residenti molto vicini a San Siro, che sai che hanno fatto un'associazione, qualcosa. Siamo nel 2019, no? Quindi adesso iniziano ad esserci l'associazione di quartiere che si fanno sentire. Perché sono assolutamente contrari, perché dicono verrebbe creato un'altra cattedrale, ma queste due, perché poi sarebbe grande, cioè un po' meno di quello attuale come capienza, sì, dicono, ma non una roba, ma sarebbero due costruzioni enormi vicino. Sì, ma San Siro andrebbe abbattuto, punto. Tanto non puoi tenere, cosa fai? Lo tieni lì così? Oggi quello che ma certo che allora, dico fare. Matteo, tu parli sentito con gente che quando andava a San Siro al secondo anello prendeva l'acqua. Sì. Infatti le motività di San Siro, certo, gli istinti, parterre. Al terzo anello non ci puoi quasi andare. No, ma al terzo anello, non c'era proprio, quindi andavi a sederti sul marmo, quindi un'affettività, cioè, come noi ce l'hanno, però devi capire che bisogna fare un passo. Oggi la follia è che lo stadio di San Siro per Inter Milan è un costo. Il comune fa delle vai a pari. Dopodiché io continuo a dire che ho 53 anni, sento questi discorsi da quando ne avevo 25. Abbiamo fatto un piccolo passetto nel momento in cui Barbara Berlusconi decise di fare questo stadio all'ex Sportello, e lì venne segata l'idea, addirittura da quello che dicevi tu, dai comitati dei residenti in cui io ho vissuto più la persona con le gestioni immobiliari, perché tu hai venduto a me un appartamento a 8.000 euro al metro quadrato perché c'ho il verde davanti, se mi costruisci lo stadio ti faccio causa. Hai lo stadio, chiuso, fine dello stadio. Sì, la differenza lì è che prima c'è stato lo stadio e poi ci hanno costruito di fianco. Quindi i residenti di San Siro dovrebbero anche ricordarsi del fatto che non è che gli hanno costruito mentre uno stadio, sono loro che hanno comprato delle case costruite di fianco. Un altro tassello, se Milan e Inter vanno via da San Siro diventa la più grande zona degradata di Milano. Cioè diventa un recettacolo di qualunque cosa, perché a quel punto non puoi tenere in piedi San Siro per farci 10 concerti all'anno, speri di venderlo agli organizzatori dei concerti. Non vogliono i concerti. Non li vogliono i concerti. Quindi non vogliono i concerti, non vogliono le partite. Guarda, i residenti probabilmente vorrebbero uno splendido giardino con le fontanelle e le paperelle pagato non si sa da chi. Però hai ragione tu. Nella zona di San Siro che non è, adesso con tutto il rispetto, noi di San Siro
c'è San Siro e San Siro, con tutto rispetto, no? C'è, una bellissima, c'è un bellissimo quartiere residenziale. C'è una zona molto bella, c'è un'altra zona estremamente difficoltosa, certo, però, di cui comunque come dice ci sono Fabio, degli interventi spesso volentieri. Cioè, via Capicelato, compri Piazza Axum, sai che ce lo sta. Già che ce lo allo Sportello compri, che c'è il prato davanti, e dopo ti trovi. Ma detto questo, purtroppo, le dicevo prima, è 25 anni che io sento parlare di stadio e siamo sempre lì, no? Le burocrazie, i cavilli, il sindaco che usa prima una cosa, poi l'altro per la campagna elettorale, interessi politici dietro, i verdi che si mettono di mezzo, non voglio fare, ma è la realtà di quello che succede. Io mi ricordo, perché l'ho seguito in prima persona quando facevo l'inviato per un sito, la ex Perucchetti in cui Moratti voleva costruire lo stadio e tutto Interello, venne bloccata dai costi di bonifica e dall'uso capione che c'erano di alcuni orti, i due vecchietti non volevano andare via e tu da lì non li smuovevi. Io ripeto, sono d'accordo con Fra, devono fare uno stadio insieme, perché comunque gli introiti sono gli stessi, perché tu, anche se hai uno stadio... Ma da non di fianco a aspetta, questo. Aspetta, fammi... No, non di fianco a questo, però lo fai e poi lo demolisci. Gli introiti sono gli stessi, Ezio, perché tu non giochi tutte le domeniche, tutti i mercoledì allo stadio. Gli introiti li hai quando giochi in casa. E giocando alternato... Sì, ma a livello di... Tu che ti intendi di case, di immobili, a livello di patrimonio immobiliare, cos'ho? Io, cioè, come Milano, come Inter, cos'ho? Mezzo stadio? 50%, il mio patrimonio 50%, è mezzo stadio. 50% di patrimonio immobiliare, che tu fai fruttare nel momento in cui... Ma sai avere uno stadio unico? Mezzo ti stadio. Porto un particolare. Ma, stadio, ma Marcello, perdonami, il mezzo stadio, è tu lo vedi, dici tutto, vedi lo stadium, no, di Torino. Ma la Juve, quando gioca fuori casa, lo stadio è vuoto, ok? Sì. Non è che hai... Allora, però ha un patrimonio, cioè nel senso che sì. Quello stadio ti alza il patrimonio, certo, il livello patrimoniale. Però, Marcello, è vero, sì. Però dal punto di vista immobiliare, uno stadio è un patrimonio che in realtà è abbastanza fittizio. Perché quando dici lo stadio, quanto vale lo stadio? Centinaia di milioni, benissimo. Allora, un patrimonio è tale... Nel momento in cui tu, che sei il padrone di quel patrimonio, ne hai la disponibilità per venderlo. Certo. L'esempio più calzante che possiamo fare per chiunque ci ascolta è casa tua. Se sei proprietario di casa tua, nel momento in cui... Ma fai l'esempio proprio pratico del c'hanno lo stadio anche già di proprietà. Nel momento in cui hai l'appartamento di tua proprietà, lo vendi e incassi i soldi. Nel momento in cui hai uno stadio, a chi lo vendi? O lo usi per giocarci e ricavarci, scusa, quindi dei ricavi, o se no è un patrimonio sulla casa, con lo stadio. Lo stadio fa parte del patrimonio di una società che nel momento in cui si rivende, cioè io gli Agnelli decidessero un giorno di dire basta con la Juve, vendono, c'hanno anche lo stadio dentro, vale molto di più, incassano molto di più, perché comunque un patrimonio redditizio. Ma è quello che ti sto dicendo, è un patrimonio nominale. La differenza, ripeto, la faccio con l'appartamento. L'appartamento tu lo puoi vendere e trovi qualcuno che ti compra l'appartamento. Ma tu capito, lo stadio non lo puoi vendere. Lo stadio fa parte della società e devi vendere tutta la società. Se hai un appartamento di proprietà al 100%, lo vendi. Certo. Se c'hai un mutuo collegato... Ma se fino a ieri sentivo i dirigenti dell'Inter e del Milan dire no, perché ci facciamo lo stadio di proprietà, così nel momento in cui lo abbiamo di proprietà possiamo avere, è un valore aggiunto introiti, che tu, è un asset che tu hai nel tuo patrimonio, cioè o Chytrick aspettava o Zhang prima ancora, sì, no, di firmare per fare Marcello, lo stadio, è legato, agli introiti commerciali. Nel momento in cui è tuo, tutto ciò che succede lì dentro è tuo. Quindi tu vendi una cosa che produce dei guadagni, no? Intera, io ti metto in mezzo anche lo stadio e tu sai che c'è un patrimonio che ma, no, ma non per lo stadio in sé, che non è rivendibile, come dice Fabio, ma perché comunque tutto quello che tu ci vuoi fare di commerciale dentro è tuo. Quando la società sa che può sfruttare lo stadio. Certo, quando tu vai a... Ragazzi, mi devo fermare. Quando tu vai a costruire uno stadio, finisco, Fabio lo saprà bene, quando tu... Hai poi la differenza tra costo di costruzione e patrimonio di vendita, che è molto diverso. Sai rispetto... i costi che tu hai? Ti dico una piccola cosa che tu mi dirai incide poco, ma incide. L'addobbo dello stadio, se tu hai uno stadio unico per le due squadre, che deve cambiare di volta in volta. Vabbè, no, ma lo fanno... scusami, no, lo fanno... Ha un impatto, eh? Ha un impatto importante. Sì, ha un impatto, ma lo fanno società di serie D, lo fanno società di serie C a Crema, ci gioca il Crema, la Pergolettese, che cambia le cose, ragazzi, dai. È arrivato il momento di parlare dell'Inter, anche in questo caso
Cerchiamo un po' di fare il punto in casa nerazzurra, scoprendo il cosa va e cosa non va. Abbiamo messo insieme questi sei punti. Il che cosa va? Il Thuram capocannoniere con sette gol. Sicuramente nessuno si aspettava un rendimento così da parte dell'attaccante francese. Per ora nessun infortunio, nel senso di, a parte la, diciamo, gli infortuni normali, insomma, la rosa è al completo, il turnover è efficace, lo stesso Barella rientrerà già alla prossima partita con la Roma, sta per rientrare anche Buchanan, che è fuori da luglio, e poi l'asse di sinistra, Bastoni, Di Marco, con particolare menzione per Di Marco, che ha brillato anche in azzurro, sta tornando, insomma, il Di Marco che abbiamo imparato più o meno tutti a conoscere negli anni d'oro, nelle passate stagioni, e sicuramente con Bastoni formano una catena estremamente efficace. Che cosa non va? Certamente Lautaro fuori condizione, lontano dai suoi standard. È vero che si è risvegliato segnando tre gol in due partite contro Udinese e Stella Rossa, però insomma siamo lontani dagli standard di Lautaro Martinez. Il rischio appagamento, che si traduce volendo anche nei troppi gol subiti, 9 gol nelle prime 7 giornate di campionato, e poi nuovi acquisti che non hanno ancora inciso. Segnatamente noi in redazione ci siamo focalizzati soprattutto su Zielinski e su Taremi, due parametri zero che effettivamente fino a questo momento non stanno facendo molto la differenza. Parto dall'interista al tavolo. No, guarda, io completerei il cosa non va con una caratteristica che aveva l'Inter l'anno scorso, che si riflette anche quest'anno sui troppi gol mangiati, che l'anno scorso passavano sotto banco, nel senso gioca bene, fa tanti gol, perché non gli tiravano in porta. E questa statistica veniva meno agli occhi. Oggi abbiamo scoperto che all'Inter non basta addirittura chiudere le partite, deve stare in bolla fino al 90esimo. E questo, secondo me, è un fattore che Inzaghi deve assolutamente sistemare, che non è, attenzione, non stiamo parlando degli errori dei singoli che ci costano due punti a Genova, piuttosto che, ma di reparto, perché ad esempio col Torino prendi un calcio di rigore che per fortuna non incide sul risultato, ma c'è Çalhanoğlu lì che non ci deve essere. Quindi è un errore di squadra il gol subito. Io credo che ci sia anche un fattore in più, che è quello comunque dei tanti gol fatti, perché comunque mi sembra che l'Inter abbia il miglior attacco della Serie A, e soprattutto una panchina che è vero che non ha inciso, però ti ha dato la sensazione che non siano quelle dell'anno scorso. Cioè l'anno scorso l'Inter ha un Arnautovic che è fuori condizione, che di fatto è il primo sostituto dei due insostituibili, e ti costa, tra virgolette, l'ottavo di finale di Champions League. È vero che poi ci sono altri fattori, però se fai 2-0 a San Siro le cose cambiano. Io credo che sicuramente l'appagamento di una stagione quasi non vissuta, nel senso che l'Inter di fatto a marzo stacca la spina, perché è sempre primo, non ha pressioni e quindi vince il campionato. Però, nonostante i problemi e nonostante questo, l'Inter è lì. Addirittura è sopra la Juve senza avendo perso una partita, mentre la Juve non ha ancora perso, e ti dico di più, avendo una differenza reti diversa, perché l'Inter prende oggi, subisce 8 gol in più della Juve, l'Inter ha un punto in più della Juve, quindi di fatto se tu fai il tuo, anche se prendi un gol in più, alla fine la sfanghi. Credo che sia importante quest'anno capire soprattutto la panchina, perché quest'anno con Champions League, Coppa Italia, campionato, la famosa e famelica Supercoppa di gennaio, che per l'ennesima volta, adesso tutti si toccheranno da tutte le parti, ti comporta il rinvio con la famosa Inter-Bologna che viene per l'ennesima volta rinviata, e poi il mondiale per club che arriva a giugno. Mi tocchi tu. No, beh, ogni anno c'è questo Inter-Bologna che viene rinviato. E una volta ha portato bene. Comunque ti intasa una stagione che, attenzione, prima parlavo del Napoli di Conte, ma il mese di gennaio di chi gioca in Europa e farà la Coppa Italia è mortale, soprattutto per le big Inter, Juve, Atalanta e Milan, che avranno una barra due partite in più nel mese. Quindi secondo me oggi siamo in linea di galleggiamento. Forse c'è un errore di posizione che ci poteva dire due punti in più, però alla fine è vero, non gioca bene come l'anno scorso, però in Champions ha dimostrato che sicuramente può fare più strada. Possiamo dire che forse anche c'è una conoscenza maggiore da parte degli avversari del gioco di questa Inter? Sì, perché no? Perché l'anno scorso insomma era un Inter propulsiva, un Inter che insomma andava forte, no? E anche le altre squadre non riuscivano a contenerla. Quest'anno mi sembra che
soprattutto dal punto di vista difensivo, e i problemi si notano perché l'Inter ha subito più gol, le altre squadre abbiano capito come attaccarla questa squadra, e quindi l'Inter subisce un pochettino di più. Non l'abbiamo messo nei cosa non va, a me piace assolutamente, però vediamo che anche Sommer, insomma, l'età forse inizia a farsi sentire, perché non mi sembra di avvicinarsi ad Handanovic, non vorrei dire una roba del genere, assolutamente. Però insomma prende più tiri nello specchio della porta e prende più gol, cosa che l'anno scorso non succedeva perché all'Inter non riuscivano a tirare in porta. Insomma si vede che anche Sommer è un elemento tendente... Però tendente... a Manchester fa una grande partita. No, no, ma assolutamente. Che mi dite di questi cosa va, cosa non va? Allora, seguo la falsariga di quello che ho detto per il Napoli. Qualche cosa che in grafica è stato messo non va e può trasformarsi invece in un vantaggio. Lì era il calendario... Qui è proprio il fatto, per esempio, che fino a questo momento non c'è stato o quasi Lautaro. Con quello che ha significato Lautaro negli ultimi anni per l'Inter, mi viene da dire, se l'Inter è lì, comunque a un passo dal vertice, con un Lautaro che ha fatto poca roba, pensa se Lautaro ritorna agli standard abituali, certo. E con di fianco il Thuram che ha avuto fino adesso. Sugli aspetti negativi mi viene da dire, uno, e un aspetto più generale, l'Inter dell'anno scorso, guardandola da spettatore, mi dava molto spesso l'impressione di essere in totale controllo della partita. L'Inter di quest'anno, l'ho vista contro il Genoa ovviamente, poi l'ho vista a Udine, poi l'ho vista contro il Torino, ti dà un'impressione contraria, cioè anche quando è in vantaggio, di non riuscire, cioè di non avere il controllo della partita, di doverla comunque lottare. Il terzo aspetto, sono d'accordo con Matteo, Sommer, ma anche De Vrij, e anche Acerbi soprattutto, probabilmente, insomma, Acerbi ha un'età in cui di solito molti giocatori si sono ritirati. Lui l'anno scorso ha fatto probabilmente una delle migliori stagioni della sua carriera. Però per tanti giocatori arriva quel momento in cui inizia di colpo la china discendente. Certo. E forse per età, per Sommer e Acerbi è iniziata questa china, Bastoni, tutti dicono fuori classe, ottimo giocatore, non mi sembra che abbia però le caratteristiche per essere un leader difensivo. Cioè Bastoni è uno di quei difensori che con di fianco un leader difensivo che lo guida è fortissimo. Senza... Come Bonucci. Però è cresciuto sai, a livello. Come Bonucci. Sai, Riccardo, come Bonucci, bravo. Tu tipo, con caratteristiche tecniche diverse, però come Bonucci. Verga che dica bravo a Chirico potrebbe svoltare la serata. Ah, mi sono distratto. Sai, tu hai detto una cosa, Riccardo. Hai detto, guarda l'Inter dov'è... pur non giocando bene, io ti vado a riprendere il il girone di andata della Juventus, dove siamo anche stati per una sera in testa alla classifica e tutti dicevano ma guarda come gioca la Juve, vince di corto muso e tutto quanto. Quindi quello che mi preoccupa dell'Inter è che se adesso con Lautaro che non segna, Preoccupa negativamente per te? Sì, mi preoccupa per me, perché nel momento in cui, come abbiamo detto, questo torna, che è capocannoniere, prima o poi i suoi gol riprende a farli, adesso sarà stanco, la Coppa America, tutto quello che abbiamo detto è ripetuto, ma è una squadra con un'ossatura e soprattutto con lo stesso allenatore degli anni passati, con quel modulo di gioco. E poi ogni tanto tirate fuori dei giocatori come quello della nazionale che ha fatto l'assist ieri sera. Di Marco, non mi veniva Di Marco, scusate. Cioè, tirate fuori da 3 anni che Di Marco. Sì, eh. ma io me lo ricordo a Verona, me lo ricordo all'Empoli. Ma questo è un giocatore importantissimo, fa delle cose che non mi sarei mai aspettato. Se questo si chiamasse Di Marchino, come diciamo sempre, sì. Sarebbe un fenomeno. Però no, la cosa secondo che preoccupa... te questa crescita di Marco dipende da Gravina o... No, non ce la faccio più. Però una cosa che diceva... attenzione, la cosa che proprio potrebbe essere, tra virgolette, grave, è quello che diceva Fabio prima sul fatto del controllo della partita, ma non solo. Cioè tu hai avuto 2 partite... che sei sul 3-1, quindi di fatto all'80esimo, addirittura con una Torino, addirittura uno con uno in più, che vinci 3-2 e c'è sempre l'azione del 94esimo che ti può scoprire. Guarda, se il Torino pareggia non rubava niente. Noi Marcello, non a caso abbiamo messo nel cosa non va il discorso dell'appagamento, nel senso che tutti quanti abbiamo convenuto che l'anno scorso
col Torino che resta in 10 al 20° del primo tempo, finisce 5, cioè, l'Inter gliene da 5 l'anno scorso per la cattiveria, per la fame, per la voglia quasi morbosa di andare a fare un gol in più. Di fatto sabato non dico che sei rimasta in bilico, ma quasi, insomma. Sono assolutamente d'accordo con te. Anch'io ho avuto la stessa impressione, ma non solo sabato, anche la domenica prima con l'Udinese, che ricordava Riccardo. Cioè, io allora ritengo l'Inter molto forte, la ritengo ancora la candidata numero uno a vincere lo scudetto, può rivincerlo tranquillamente, perché, anche per tanti fattori, quelli che avete anche elencato voi, se Lautaro si rimette a segnare. Cioè, vi faccio notare che Lautaro aveva smesso di segnare l'anno scorso a marzo, eh? Sì, sì. Eppure l'Inter è andata tranquilla a vincersi lo scudetto lo stesso. Sì, però, se ritorna anche lui, a marzo non aveva quasi più bisogno dei gol di Lautaro. Sì, non aveva neanche quasi più bisogno. No, all'Inter manca Lautaro. Però adesso ne ha bisogno, adesso ne ha bisogno. E poi, secondo me, io vedo nell'Inter che questa non è tanto l'appagamento, è che a livello difensivo stanno perdendo qualcosa. Non sono più ermetici come l'anno scorso. L'anno scorso erano quasi impenetrabili, quest'anno sono penetrabili, e come? Tant'è vero che il Torino, cioè, arriva a fargli 3-2 in 10 uomini e nel finale li mette ancora in ambasce, perché alla fine, cioè, io vedevo che c'era tensione nella squadra dell'Inter negli ultimi minuti. E poi penso anche che uno dei fattori sia anche l'età. Cioè, questa è una squadra che è stata costruita bene da Marotta nel corso degli ultimi anni, ma che progressivamente sta invecchiando. E il fatto di dover sostenere così tanti impegni durante la settimana, alla fine non li regga più. Però, e questo induce Marci a lasciare qualcosa per strada. Però Marci, credo che si faccia riferimento, come diceva Fabio prima, ad Acerbi, forse a Mkhitaryan. Sì. E De Vrij. Mkhitaryan è un panchinaro. Altro giocatore, cioè, che per l'età non è più brillante come, certo, è stato l'anno però scorso. Io credo che nelle cose che vanno, invece, va sottolineato il turnover di Inzaghi. Cioè, in questo momento Inzaghi riesce a sopperire forse a questa mancanza di lucidità da parte di alcuni giocatori per via dell'età, per via del sovraccarico, per tante situazioni, facendo ruotare bene l'energia che ha. Sì, però quando mancano, quando mancano Barella e Çalhanoğlu, si vede la differenza. Certo, sono d'accordo. Però Barella e Çalhanoğlu, mi riferisco agli elementi che abbiamo sottolineato, essere più in là con l'età, Mkhitaryan non funziona, metti dentro Zielinski che lo sta facendo benissimo, però insomma ti dà l'idea di avere un giocatore che però per i prossimi anni che non incidono. Ce l'ha. Giusto, osservazione intelligente sulla provocazione di Marcello, dice se mancano Barella e Çalhanoğlu te ne accorgi. È come anche dire alla Juve. Al Manchester City prova a togliergli Rodri e De Bruyne, dimmi se non te ne accorgi. Allora vuol dire che ha valori quello che sto dicendo io. Cioè, nel senso che se togli due importanti non hai nella panchina due che comunque sopperiscono. Ma non puoi avere nella panchina due del livello se no li giocherebbero titolari. Proprio facendo l'avvocato del diavolo e aggiungendo magari un punto nei non va, bisognerebbe capire, e questa in questo inizio di stagione un po' me l'ha lasciato così col dubbio, chi è Frattesi. Ok, perché Frattesi è un giocatore che in nazionale va bene, è un giocatore che quando subentra fa benissimo, ma statisticamente da quando gioca dall'inizio fa fatica. Beh, ha sbloccato Udine nella partita su un regalo di Okoye, sottolineato. Sì, però Frattesi oggi ti aspetti che faccia un salto di qualità. Sì, ma il grande equivoco che va risolto è che Frattesi l'anno scorso è stato usato come subentro di Barella. Sì. Quando è stanco Barella entra Frattesi. Per caratteristiche di gioco in campo, Frattesi con Barella non c'entra niente. No, infatti in nazionale gioca più insieme. Frattesi, casomai, deve prendere il posto di Mkhitaryan. Quindi il tema può essere: Frattesi deve maturare. L'anno prossimo, in cui Mkhitaryan non potrà più presumibilmente fare il titolare, allora Frattesi deve, di fianco a Barella, non al posto di Barella, deve prendere il posto da titolare. In questo momento Frattesi, per rispondere alla tua domanda, a mio personalissimo parere, è un equivoco, perché viene gestito come se fosse la riserva di Barella, mentre non deve giocare al posto di Barella, deve giocare assieme a Barella al posto di Mkhitaryan. Però lui a Mkhitaryan non rinuncerà mai. Esatto. Per quest'anno, allora,
per adesso motivo no, per il quale... ma ti dico anche, al Mkhitaryan dell'anno scorso non rinuncio neanch'io. Al Mkhitaryan di quest'anno do ancora un po' di tempo per vedere com'è, se continua a giocare così comincio a rinunciare. Però, esatto, ma infatti ha preso Zielinski. La coppia è Mkhitaryan Zielinski, esatto. Non Mkhitaryan Barella, Frattesi. E invece Zielinski può sostituire Barella, mentre Frattesi deve secondo sostituire me invece l'ottica dell'acquisto di Zielinski è proprio quello di andare a sostituire Mkhitaryan la prossima stagione, secondo me, perché poi comunque... Dal mio punto di vista, per quanto forse Frattesi sia più offensivo di Barella come giocatore, nel senso che nelle corde ha più gol di Barella, secondo me a livello tattico sono giocatori che si assomigliano però abbastanza. Matteo, le grandi squadre si preoccupano dell'anno in corso, del campionato in corso. Io non penso che abbiano tutti questi pensieri per l'età di Mkhitaryan nel prossimo anno. Interessa. Ma io penso di sì, no, invece poi si trovi con la squadra che chiude il ciclo e non arrivi il prossimo anno sappiamo, uno come Marotta. Sappiamo avrà già visto un acquisto. No, però acquisto, tu conosci benissimo Marotta, ok? Conosci benissimo Marotta, sì. Quindi guarda quest'anno perché lui prende Zielinski in prospettiva. Sono d'accordo. E poi non è andato a segno perché non si può fare le cose perfette. L'Inter insegue un difensore centrale fino all'ultimo e poi va su Palacios come giovane, però un giocatore Lummels di turno lo seguono dall'inizio. Hanno però è anche un po' il cambio di filosofia di Lasciteri. Sì, però sai che hai Acerbi ed Evrai che sono datati. Giustamente questo, non vai su Hummels. Quello su cui non sono d'accordo con quello che avete detto fino adesso di prospettiva. Cioè, Zielinski ha 30 anni. No, non certo. Prendi un giocatore di 30 anni di prospettiva. No, quindi, in questa logica, due, 3 anni te li fa. Sì, ma Zielinski l'hai preso più per fare il cambio di livello di Barella, Barella, e poi al posto di Mkhitaryan, che per raggiunti i limiti d'età ne ha 37, se non sbaglio, dal prossimo anno al suo posto ci sarà. Ma la grande squadra prende il giocatore per giocarsi questo campionato. Sì, poi è chiaro Zielinski, che se ne ha 30 anni giocherà anche il prossimo. Mi avete detto adesso che Mkhitaryan ne ha 36-37, Zielinski ne ha 30, se Zielinski si conferma un ottimo giocatore a 36 ci arriva. Ma cioè, infatti, un centrocampista di qualità per i prossimi 4 anni. Zielinski di 30 anni, ha lo scopo all'Inter di poter trovare sostituire un giocatore pronto, Barella pronto senza fare in modo che Barella debba giocare 50 partite all'anno e arrivi ad aprile con la lingua fuori, perché a quel punto se nella stessa posizione tattica togli Barella e metti Zielinski, forse Barella è più forte, più dinamico, ma non hai un calo evidente.